Esercizio 3, una certa massa di piombo a 20 gradi, bisogna riscaldarla e farne fondere una metà. Sperimentalmente si riscontra che è necessario fornire 12,5 kJ di calore per riscaldare questa massa e fonderne una metà. Bisogna disegnare il grafico calore-temperatura, individuare i punti corrispondenti agli stati iniziale e finale e calcolare la massa del piombo. Questo è il grafico temperatura-calore del piombo, che è uguale per tutte le sostanze, con l'unica differenza che cambiano le temperature di fusione e di vaporizzazione. Nel caso dell'acqua sono per esempio 0 gradi e 100 gradi centigradi, invece nel caso del piombo la temperatura di fusione è 328 gradi centigradi. Quella di vaporizzazione è ancora più alta, ma non ci interessa saperla in questo problema, quindi non l'andiamo a cercare. All'inizio il blocco di piombo si trova a 20 gradi, quindi lo stato iniziale è rappresentato da questo punto A che si trova sul primo tratto, il tratto solido. Questo blocco di piombo va prima portato alla temperatura di fusione e poi fatto fondere una metà, quindi il punto finale rappresentativo dello stato finale si trova esattamente a metà del processo di fusione. Il calore totale che bisogna somministrare per il riscaldamento e la successiva fusione di metà massa, ci dice il problema che è 12,5 kJ e è la somma di queste due somministrazioni. La prima QAB, che è appunto un riscaldamento, la seconda QBC, questo secondo tratto, che invece è una fusione parziale, una fusione metà. Quindi la somma di queste due somministrazioni di calore, QAB più QBC, fa 12,5 kJ. Ma QAB e QBC le possiamo calcolare attraverso la prima, la formula del riscaldamento, la seconda, la formula del passaggio di stato, cioè il cambiamento di stato. QAB è il calore specifico del piombo solido, per la massa di piombo che io devo riscaldare per l'aumento di temperatura. L'aumento di temperatura è 308 Kelvin perché il piombo si trova a 20 gradi, deve arrivare a 328. Il calore specifico del piombo lo conosco perché lo ricavo dalle tabelle sul libro oppure da internet e vale 129 joule su chilogrammo Kelvin, vuol dire che servono 129 joule, cioè 0,129 kJ, per riscaldare un chilo di piombo di un grado. Invece la massa è la nostra incognita, dobbiamo sapere qual è la massa del piombo. L'altra somministrazione di calore per la metà fusione, cioè la fusione di metà massa, la calcolo con la formula dei passaggi di stato, quindi calore latente di fusione del piombo per metà della massa del piombo, m mezzi, m è l'incognita, è la stessa m qua. Il calore latente di fusione del piombo, lo ricavo da internet, dalla tabella del libro, sono 23,2 kJ al chilo, vuol dire che servono 23,2 kJ per far fondere un chilo di piombo. Quindi sommiamo queste due formule, calore specifico m delta TAB più calore latente di fusione per m mezzi. E la somma di queste due formule è 12,5 kJ, cioè il calore totale da somministrare. L'incognita è la massa, raccogliamo l'incognita a fattor comune, quindi nella parentesi rimane calore specifico del piombo per delta TAB più calore latente di fusione diviso 2. Isoliamo l'incognita portando questa parentesi sotto a 12,5 kJ. Andiamo a sostituire i valori, quindi calore specifico del piombo è questo valore qua che abbiamo visto prima, il riscaldamento è di 308 Kelvin, l'abbiamo visto prima, e il calore latente di fusione è 23,2 kJ, da dimezzare perché questo diviso 2 è perché soltanto metà della massa va fusa. Questo diviso 2 è questo, nel senso che solo metà massa deve subire fusione. Facciamo i calcoli, semplifichiamo tutte le unità di misura, i kilojoule si semplificano, i Kelvin pure, rimane chilogrammi che ritorna al numeratore. Sono 0,244 kg, 244 grammi. Anche qui i calcoli non li ho ricontrollati, li ho fatti un po' di fretta, spero che siano giusti. Chiedo agli studenti di ricontrollarli.